Oggi facciamo un format che ho inventato 2 anni fa in grande stile qui sul canale di CriCriJTV insieme ovviamente a Cri e anche a Niki. Un dono di Flavi X. Apriamo! Che cos'è? E cos'è questa cosa qui? È un emote gratis nello shop. Andatela a prendere se vi piace. È gratis. Si chiama Cuore Esploso. Un altro dono. Sempre di Flavi X. Bello, allora. Bello. Ti piace questo, Cri? Ti piace. Christian, dovresti rispondere a questa domanda. Intanto tu apri doni. No. Tanti chiedono perché non giochi più a Fortnite. Ancora? Sì, ma non lo sanno bene tutti. Spiegalo bene una volta per tutte. Okay? Non mi piace perché è noioso. Poi non mi diverte più e basta. Allora, diciamo che Christian si è un po' stancato di giocare a Fortnite, però vediamo se con questa nuova versione Caccia al Nabbo... Che succede? Avete sentito che rumore? Allora, chi conosce Caccia al Nabbo? Allora, Caccia al Nabbo funziona così. Noi andremo nel server privato, noi abbiamo una skin del Nabbo, faremo 3 partite, dovremo scappare. Il primo che killa il Nabbo guadagnerà 4 punti. Giochiamo, attivo il server, ragazzi... Ok? Ci sarà un premio a fine della stagione. Stanno entrando, sì. Allora, abbiamo 3 giocatori in coda. Hai capito, Niki? Il primo di loro che riuscirà a killare il Nabbo guadagna 4 punti e tu li segni sul taccuino. E poi chi killa il Nabbo diventa assassino. Dovete poi killare l'assassino per diventare vendicatori. 3 punti, 2 punti, insomma. Vi dirò tutto strada facendo. Il primo che comanderà il Nabbo sarà Christian, poi sarai te e infine rimarrò io da solo. Sì, ma ci sarà anche un premio. Il primo premio sarà 2000 V-Bucks. Sì, quando atterri cosa succede? Non vedrete il gioco finché non atterro. Dopo essere atterrato rivedrete il gioco tranne la minimappa in alto a destra. Quando mi trovate mi dovreste uccidere, però io vi posso uccidere. Se mi uccidete diventerete assassini. Quando voi diventate assassini dovete cercare di scappare o di uccidere tutti o di vincere il game. Se arriva un altro che vi uccide, quello che vi uccide diventerà vendicatore perché ha vendicato l'uccisione del Nabbo. Perfetto. E se quello vince guadagna i più punti possibili. E chi killa il vendicatore diventa preda reale. E poi chi killa la preda reale diventa una preda semplice, così via. Fino alla fine. Chi fa vittoria reale prende 5 punti direttamente. Ok, adesso aspetta che chiudo. Come si fa? Copri mappa? No, cambiamo. Ok. Adesso noi stiamo atterrando. Anzi, è Christian che sta comandando il Nabbo. Atterrerà in un posto segreto sulla mappa e dovrà nascondersi oppure scappare oppure cercare di combattere per non farsi catturare, non farsi uccidere. Sì, allora siete 10. Il primo di voi 10 che siete nel server riuscite a trovare il Nabbo, che non è Cri, ma è la skin del Nabbo, la mia skin, prenderà subito 4 punti. Niki ci aiuterà a segnare i punti qua, sul taccuino elettronico. Ma non è elettronico. Ok, è quasi atterrato. Dimmi tu, Cri, quando posso aprire il gioco. Sta quasi atterrando. Ok, allora io apro la mappa, eh. Questa roba. Andiamo? Ragazzi, ecco. Si apre anche. Il Nabbo Christian è atterrato. Sembra essere atterrato in una casa. Non si sa dov'è. La mappa, ovviamente, in live... Per il momento è nascosta, cercatelo, il primo che lo trova e lo killa prende subito 4 punti che segniamo qua sul tabellone elettronico. Ancora nessuno nei paraggi. Niki, se senti i passi di qualcuno avvisami. Ok. Ma hanno aggiunto le spade laser. Sì. Però stai durando tantissimo, quando giocavo io duravo 0. Ma se vinco cosa succede? Se vinci ma è impossibile che il Nabbo vinca, dai. Non è impossibile. Non è mai successo nella storia di Caccia al Nabbo. Allora succede. Non è possibile che vince il Nabbo, dai. No, questo non era previsto nel gioco. E se vince cosa succederebbe? Cosa succederebbe? Che nessuno prende punti. Prendi 5 punti tu. Che è sta roba? Lazzaria. Quindi? Poi va là. Oh, ma non c'è nessuno. Bomba cespuglio. Che è quella roba? Sto bomba cespuglio. Niki? C'è un cespuglio. C'è qualcuno? Sì, c'è qualcuno. Ragazzi, c'è qualcuno. C'è qualcuno. Vediamo. Oh! Sasi! Sasi Napoli. Segna tu, Christian. Sasi Napoli.
4 punti. Adesso... No, aspetta, adesso dobbiamo continuare a vedere Sasi Napoli come si comporta. Muore subito. Scrivi Sasi Napoli 4 punti. Ogni kill che fa Sasi Napoli guadagna un punto. Tu controlla quante kill fa Sasi Napoli, ok? Ok. E dimmelo, e lui sul tabellone elettronico segna. Hai messo 4 punti? 4 punti Sasi Napoli. E poi ogni punto, ogni kill che fa, segni un punto in più. Ora, chi riesce a trovare Sasi Napoli in live, cioè questo qui che c'è in live, ecco, chi è stato a ucciderlo? Tiger, 3 punti a Tiger. Tiger 7G, 3 punti. Allora, adesso abbiamo in live il Vendicatore. Tiger è colui che ha vendicato il Nabbo, quindi è nostro amico, però va lo stesso killato. Chi killa Tiger prende 2 punti. Segna 3 punti a Tiger. Ogni kill che fa Tiger, un punto. Tu segnalami le kill. Chi killa Tiger prende 2 punti. Forza ragazzi, cercatelo. Ecco, ecco, uno scontro one to one. È un bot. No, i bot non gareggiano. Però se viene ucciso... Se viene ucciso da un bot, chi appare? Chi appare? Appare un player a caso. Allora, sarà un po' come la lotteria. E prenderà 2 punti chi appare in live. Tiger si sta muovendo bene. È riuscito a uccidere quasi tutti i bot. Ce n'è ancora uno. È forte questo. È forte Tiger. Penso sia un pro, un hacker. No, diciamo che è forte solo perché sa costruire. Ma non l'ho mai costruito. Sì che ha costruito. 3 muri ha messo. Non riesco a fare. Tu, ma io riesco. Vabbè, comunque dai, cercate Tiger. Diamo un piccolo aiutino. Anzi, lo diamo tra un po'. Volevo ricordarvi, qua sopra, se ci supportate sul negozio oggetti col codice Playmoito. Attenzione! Attenzione, c'è uno scontro. C'è uno che vola. Chi è questo? È Tiger che vola? Sì, sì. Sta inseguendo un altro. Attenzione. Attenzione. Mamma mia, sono 2 forti questi. E Tiger l'ha preso. Punto per Tiger. Ha fatto una kill. Metti più uno. Sì, quindi va a 4. Attenzione. Attenzione, Tiger si scontra con un altro. Ha un avversario di fronte. Costruisce molto bene. Attenzione, quello lì. Attenzione, Tiger. Ha killato con la spada là. Un punto per Tiger. Arriva a 5 punti, Tiger. Ha già superato. Attenzione, Tiger. Fuggi Napoli. Tiger tryharda. Eccolo, ecco. È forte Tiger, eh. Ecco che è salito su, si butta giù, a pesce è morto. Kamikaze. Kamikaze. Mamma mia, in volo. Più uno, quanto è? 6. A 6 punti, Tiger. Sono rimasti 3 giocatori, non abbiamo ancora la preda reale. Chi killa Tiger diventa preda reale e prende 2 punti. E poi c'è lo scontro finale, eh? Il 1-1 per i 5 punti della vittoria reale. Quello è bellissimo. Preparatevi ragazzi che è finita questo round, ce n'è un altro, eh? E sarà Nicky a scappare col Nabbo, sarà Nicky. E poi ci sarà il terzo round dove il Nabbo sarò io. Dovrete killarmi, killare me è molto facile. E poi ci rivediamo alla prossima puntata. Forse mi rimando quello che ho detto. Cosa? Che vincerò. Ma è difficile vincere, eh? Il Nabbo non ha mai vinto. Ma sai perché? Perché quando sono 100 giocatori c'è il Nabbo contro 99. È praticamente impossibile. E poi qui non ci sono regole, valgono tutte le regole, eh? Sì, ma Tiger quanto va avanti? Non si vede nessuno in giro. Allora, diamo un piccolo aiuto agli altri concorrenti. Apro la minimappa e così potete vedere dove si trova. Si vede nella minimappa? Sì. Ok ragazzi, vi ho aperto la minimappa così potete trovarlo più facilmente. Se riuscite a capire la sua posizione. Nascondo di nuovo la mappa. L'aiutino ve l'ho dato, eh. Ecco, ecco, c'è qualcuno. Ah no, è una capra. È un pollo. È un pollo, sembrava una capra. Nessuno in giro? Come si fa a vedere la mappa da qua? Metti un attimo la mappa, poi... Ok? Chiudi, ok, basta così. Niente, Tiger sta girando per i campi, tranquillo.
Gli altri due si sono nascosti o hanno paura di Tiger. Appena Tiger viene killato e sappiamo chi fa la vittoria reale, che potrebbe essere anche Tiger, non è detto. Iniziamo la prossima. Server privato caccia al nabbo sul canale di Cree in esclusiva. Gli ho ceduto i diritti. Bello questo drago, Cree. Ma ce l'ho anch'io. Ce l'hai? Figura, è vero. Sì, l'ho comprato anch'io. Tiger sta cercando i suoi due nemici. Però non li trova. Ma è Tiger che cerca gli altri due o sono gli altri due che cercano di cacciare Tiger, secondo te? Hanno paura, di Tiger. Forse stanno puntando. Beh, non è detto che la loro strategia sia sbagliata. Se uccidono Tiger prendono 2 punti, ma se fanno vittoria reale prendono 5 punti. Quindi probabilmente stanno giocando per fare vittoria reale. Non gli interessa killare subito Tiger. Ovvio che però se Tiger deve essere killato, 2 punti a qualcuno vanno, eh? Tutto chiaro? Ma secondo me è meglio uccidere Tiger e poi andare a fare vittoria reale. Guadagni 7 punti. 7 punti, magari. Allora, uccidi Tiger, 2 punti, uccidi l'altro. Eccolo, eccolo. Ecco lo scontro, uno degli scontri. Kamikaze. Mamma mia, non ha paura, Tiger, di buttarsi in mischia. Ecco, 1 punto per Tiger e ora il 1-to-1. Ragazzi, manca solo più un giocatore. Sono 1-to-1. Allora, vediamo dov'è l'altro giocatore. L'altro si chiama Zig-Tig ed è qua. Questo Non lo qui. sai. Questo qui è Zig-Tig. Vediamo invece Tiger dov'è. Dai, cambia! Ecco, Tiger è qui. Secondo te sono vicini? Tiger è il nostro vendicatore. Quindi noi tifiamo un Tiger o l'altro che si chiama Zitek. Andiamo a vedere. Tiger. Tifiamo Tiger? Vediamo dov'è Ziger. Eccolo qua. No, ma si chiama Matti Pro. Ah no, Matti Pro, Matti Pro. Non so perché ho detto Ziger. Ho letto da qualche parte, mi scuso. Tiger va sul suo drago. E questo qui è Matti Pro, che non capiamo dov'è. Ah, si vede dalla mappa dov'è. Sono vicini. Sì, sono vicini. E inizia lo scontro. In realtà non sono vicini, Matti Pro. sono uguali qua. Sono. Dove si capisce? Dal puntino là. Ecco, Dai. lo scontro inizia. Il 1-to-1, scontro finale. Tiger contro Matti Pro. Chi vince prende 5 punti. Questo è Matti Pro. Matti Pro. Kamikaze. Fortissimo, anche lui, guarda come costruisce. Tiger, Ma ha già finito i materiali. fa vedere. Allora, vediamo l'energia. Questo è Matti Pro, 100 di Ha energia e 50 di scudo. perso perché uno non ha materiali e Guardate, vince Tiger. 5 punti a Tiger. Quanto ha fatto? 13. 13 Cioè, in realtà punti. sarebbe 12 solo, però più uno perché ha ucciso una persona. No, no, fai 7 Più 5 è 12, più uno che ha ucciso la persona ho 13. E non so, è così che funziona? E quindi gli dai 6 punti? No, 5 punti, sarebbe 4 più 1 già. 12 punti, scusa Tiger, hai preso 12 punti, verrai inserito in classifica e darò nel prossimo video il link per vedere la classifica. Quindi chi è che ha fatto i punti in questa sessione? Sasi, Napoli e Tiger. Ok.